Nazionale sui Longobardi, dedicati in particolare alla loro presenza nel territorio del Ducato di Spreu, che costituisce nell'arco di un trentennio il terzo evento del genere dedicato a questo popolo germanico che fu così importante non solo per la storia dell'intera Italia, ma soprattutto per il nostro territorio e per la nostra città. Dopo i primi due dell'epoca organizzati e promossi dalla storica e compianta vice direttrice del Museo dell'Alto Medioevo di Roma, Lidia Parodi, chiederei un applauso. Grazie all'impegno convinto dell'Istituto Superiore di Studi Medievali Cercodascoli, grazie di cuore a voi e ringrazio e saluto la valorosa Presidente Elia Calilli, anche a lei chiederei un applauso. Teniamo molto, così importante per la nostra attività culturale, e che confidiamo che da ora in poi riprendano la loro strada con efficacia e senza ulteriori ritardi, grazie al corale impegno di tutti gli uffici ed enti coinvolti, di cui questo convegno rappresenta un significativo esempio. Quindi la giornata di oggi è importante a livello nazionale, a livello territoriale, a livello marchigiano. È importante perché da oggi si può aprire una nuova stagione, una stagione dove si lancia un progetto ampio, interregionale e soprattutto un progetto dove si mette al centro il rilancio culturale dell'Italia centrale. C'è anche un discorso importante sul recupero del parco archeologico di Castelrosino, aperto al pubblico nel 2003, proprio nell'ambito delle iniziative dello storico progetto Longobardi, gravemente danneggiato dagli eventi atmosferici del 2017, per cui sono giunte proprio al comune importanti disponibilità, per cui ringrazio l'onorevole Giorgia Latini, già assessore regionale alla cultura ed oggi vicepresidente della Commissione